Quest'anno ricorre il 150° anniversario della fondazione dell'Istituto Superiore Ettore Majorana di Piazza Armerina. L'istituto, che vanta una tradizione importante, ha formato diversi professionisti che hanno speso poi le competenze riconosciute anche a livello internazionale. Il preside dell'istituto, il dirigente scolastico Michele Speciale, si occupa dell'istituto da 2 anni, affrontando diverse difficoltà. Adesso si aspetta di riavere i locali che da tempo sono sotto lavori di ristrutturazione. I lavori sono iniziati nel marzo 2012 e hanno rispettato assolutamente il cronoprogramma. Purtroppo però i lavori sono stati invasivi e hanno deteriorato un po' tutti gli impianti, tutti i laboratori e anche gli impianti principali chiamati tecnicamente dorsale. Sono stati ripristinati gli impianti principali. Adesso stiamo aspettando un finanziamento che insomma, sta per essere dato dal governo per ripristinare tutti gli impianti dei laboratori, che sono 27. Dobbiamo ricordare che l'istituto che svolge un'attività di formazione, ma molto, molto importante, è l'attività laboratoriale. E importante è stata anche la reazione degli studenti, che hanno sopportato stoicamente questi disagi. Gli studenti sono di rara correttezza, difatti recentemente hanno scritto al commissario straordinario una lettera garbatissima che io ho inoltrato. E io inviterò, il 10 marzo andrò a parlare col commissario straordinario della provincia di Enna e li inviterò a una riunione con i ragazzi, così i ragazzi avranno contezza dei tempi, di tutto quello che è in atto, perché sembrerebbe che la provincia stia tardando a completare gli impianti, in realtà però l'intervento è stato effettivamente ponderoso, è stato un intervento straordinario, ristrutturazione molto forte. E quindi i tempi necessari per ripristinare gli impianti ci vogliono, ma saranno secondo me sicuramente fra un paio di mesi, al massimo dovrebbe essere diciamo, restituito l'istituto così com'era, anche meglio di prima, perché siccome è stato progettato quando non era stata diciamo, emanata non erano stati emanati i decreti sulle costruzioni in zona sismica, adesso è stato consolidato e quindi non c'è nessun pericolo per nessuno. Quindi diventa un edificio sicuro per i ragazzi, che comunque offrirà anche le ultime laboratori di ultima all'avanguardia di ultima tecnologia. Anche perché noi stiamo portando avanti e dobbiamo, entro il mese di marzo, dobbiamo completare la ristrutturazione di tutti i laboratori e abbiamo avuto un finanziamento straordinario tramite un progetto comunitario per praticamente per riammodernare completamente tutti i laboratori, quindi sia per i chimici, per i meccatronici, per gli elettronici e per i meccatronici, ce l'ho detto, per gli elettrotecnici. È un istituto che tra l'altro come dire, risponde anche alle esigenze di un territorio che oltre a questi indirizzi si occupa anche di turismo. Non solo si occupa di turismo col turistico, ma noi abbiamo anche l'Istituto Tecnico Superiore, una fondazione che lavora in partnership con l'università, i cui alunni frequentanti sono sia gli alunni diplomati in questo istituto, ma anche gli alunni diplomati presso gli istituti per geometri e gli istituti commerciali. Il primo corso biennale sta per essere completato e da proiezione, diciamo da studi, sembra che almeno il 60% di coloro che completano questa tipologia di studio, di istituto tecnico superiore, sicuramente hanno un lavoro, non dico nel territorio, ma magari in Italia e in Europa, spendibile assolutamente, con un titolo efficienza energetica che è molto attuale, per cui sicuramente avranno il posto di lavoro in futuro. Festeggiare l'istituto è doveroso, è giusto ricordare la grandezza di questa scuola. Gli studenti sono stati bravi a collaborare, ma la festa, ricordare questi 150 anni gloriosi è stato voluto anche dall'impegno dei docenti. La professoressa Negli e il professore Parlagino si sono occupati dell'organizzazione di questi momenti importanti per far conoscere ancora meglio questa scuola. Ci stiamo attivando con la professoressa Adamo, oltre noi due, a preparare dei lavori affinché venga conosciuto meglio l'istituto, e la festa vera, la festa grande sarà naturalmente a posteriori, non oggi, perché oggi stiamo solo organizzando una festa noi docenti con i ragazzi.
per ricordare l'inizio di questo evento, perché è una cosa bellissima ricordare che il nostro istituto 150 anni fa compieva i primi passi. Il professore Parlacino si sta occupando, diciamo, di tutto l'iter burocratico, delle cose, diciamo, nei dettagli, e io e la professoressa Adamo lo stiamo collaborando. Ecco, professore Parlacino, quanto è difficile organizzare delle manifestazioni che coinvolgano tutto, ma anche le istituzioni e le varie personalità? Intanto organizzare un evento di questa portata, insomma, ci vuole molto tempo, molto sacrificio, anche perché è un evento che, insomma, non poteva passare inosservato, quindi ci siamo attivati per organizzare una bella manifestazione. E per questa, quando faremo, diciamo, come diceva la mia collega, la festa, quando pensate di poter, non appena ci consegneranno i locali, l'aula magna, quindi organizzeremo la festa, quindi vera e propria. E comunque abbiamo già attivato una serie di cose già che abbiamo fatto e altre che stiamo facendo, come per esempio i calendari. Abbiamo realizzato dei calendari che abbiamo distribuito già a tutti i ragazzi e a tutto il personale docente e non docente della scuola, e poi stiamo realizzando anche dei cartelloni pubblicità, insomma, che ripercorrono la storia dell'istituto dall'inizio, insomma, fino ad oggi, e praticamente questi verranno esposti poi in una mostra che sarà permanente. Quindi poi cercheremo dei locali qui all'interno dell'istituto per creare una mostra anche con gli oggetti antichi che ancora abbiamo tuttora conservati nel nostro istituto. Quindi organizzeremo una mostra e poi il giorno della festa, quindi inviteremo tutta la cittadinanza a venirla a vedere. Era il 2004 quando cominciò questa vicenda dell'istituto di istruzione superiore Ettore Majorana. Chiusero, dichiararono i locali inagibili, è passato un decennio, ma finalmente gli studenti, la città di Piazza Armerina potrà riappropriarsi di una scuola importante come l'Ettore Majorana. Preside, per noi di Start, che abbiamo seguito la vicenda in questo decennio, è importante fare gli auguri a voi, agli studenti, ai docenti. Complimenti e tanti auguri. Ringrazio tantissimo tutti quanti voi per il solito impegno, e poi noi ci rivedremo, perché voi avete quello studio televisivo. Certo, che dovremmo assolutamente. Difatti sarà aperto al più presto, appena consegneranno i locali, sarà uno dei primi a essere consegnato. Sì, perché dobbiamo ricordare, ma sicuramente i nostri telespettatori lo ricorderanno, che era dagli studi che si trovavano qui dentro l'istituto che Start operava e portava avanti un'attività di informazione sempre gradita agli utenti. Questo noi ci conforta, e allora lavoriamo tutti insieme per ritornare a quel glorioso passato. E io lo dico anche perché noi abbiamo l'Istituto Tecnico Turistico, e secondo me proprio il turistico imparerà moltissimo da voi e sicuramente potrà aiutarvi nel vostro lavoro. Allora buon lavoro a tutti, a tutti noi. Grazie a voi, naturalmente. Grazie a tutti voi. Grazie.